Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per farvi vedere la mia macchina. Ho deciso di fare questo video perché ve ne avevo già fatto uno facendovi vedere la macchinina, appunto, però ora ho preso la patente normale, quindi l'ho cambiata. E perciò ho detto perché no, riproponiamo questo video. Comunque io l'altro ve lo lascio nella i. E niente, spero che come video vi piaccia, che vi tenga compagnia. Se sarà così, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va seguitemi sui miei social, che trovate linkati sempre giù nell'info box. Inoltre andremo anche a mettere alcune cosine nella macchina, perché volevo mettere un profumino e magari qualche brucacao fazzolettino, così da tenere in macchina quando ce n'è bisogno. Perciò faremo questo insieme, ecco. Ah, prima di cominciare vi ricordo che i miei video escono ogni domenica e ogni mercoledì alle 14 e vi ricordo sempre che nell'info box trovate anche il codice di Prozis. Tra l'altro mi ho fatto anche i capelli un po' mossi, in realtà sono già scesi perché li ho fatti ieri sera, credo, e quindi sono già un po' scesi, però mi piacciono abbastanza mossi, cambiano un po', ecco. Niente, andiamo. Allora, intanto vi faccio vedere le chiavi, sono fatte così e io ci ho messo questo qua, che è un cubo, e l'avevo preso a Las Vegas, e anche questo in realtà, però si abbinavano insieme, erano molto carini, quindi sì, rosa ovviamente, e si apre così. Allora, eccoci, questo qui è l'interno della macchina, scusate se c'è tipo il sole che batte qui. Comunque, qua c'è appunto il cambio, qua c'è un porta tipo, cioè una pattumierina piccola. Poi qui c'è appunto questo schermino che si alza, quindi così. Oddio. Qua vabbè c'è lo specchietto dove ci sono io. Ovviamente questi cosi con lo specchietto, la luce, così. Poi niente, appunto questo è quanto. Ora ve la faccio vedere accesa così si vede meglio. Ok, ecco qua, guardate schermino qua, così. Qua c'era collegata la musica ed è partita l'aria. Poi vabbè, qua c'è la portiera, appunto qua lo specchiettino. Vi faccio vedere la visuale anche da quest'altro lato, così. Appunto qua sotto c'è ovviamente il cassettino dove ho messo questo qua con tutti quanti i documenti. Poi vabbè, appunto questo è il retro, così. Questo cosino al centro ovviamente si tira su, vedete quello, questo qua sotto, cioè uno scompartimento che si alza. Come ultima cosa ecco il baule, vuoto praticamente. Niente, così. Finché è abbastanza pulita ve la faccio vedere anche di lato, davanti e dietro. Così, il davanti è così. Il dietro devo farvelo vedere così perché sennò c'è la targa, appunto. E niente, ora chiudiamo la macchina. Allora, avete visto appunto la macchina. Ero lì fuori, quindi era un po' imbarazzante, tipo con tutte le macchine che passavano, farvela vedere. In ogni caso ce l'ho fatta. Fortunatamente non c'è ancora bisogno di lavarla da fuori, perché è odioso, cioè è odioso lavare le macchine, però allo stesso tempo lavare tipo sempre pulita, perfetta. Quindi sì. Ora eccomi, finisco questo video oggi. È un altro giorno, appunto, perché ieri non avevo, cioè l'altro giorno non avevo più tempo. E vado a mettere nella macchina questa pocettina della Caudalie, non so bene come si pronunci. E tra l'altro non so se vedete appunto tutte queste firme, era tipo di un English camp e questi erano i tutor. Comunque vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Foto, così faccio prima. Allora, ho messo ovviamente dei fazzolettini,
Poi mascara, sono andata a mettere questo qua della Essence, perché quello che utilizzo tutti i giorni è quello della Too Faced, ma ovviamente non vado a metterlo in macchina perché lo uso tutti quanti i giorni. E stessa cosa vale per il correttore, ne ho messo uno quasi finito che non uso più tanto, in modo da appunto tenerli in macchina per le emergenze che appunto non mi servono tutti i giorni. E poi la Vaseline, perché questa serve per qualsiasi cosa, appunto principalmente la utilizzo come burro cacao, ma vi giuro, a parte l'odore che è stupendo, sa troppo di tipo cacao è proprio tipo stramorbida, la potete utilizzare in realtà anche per le mani, cioè c'è anche la crema proprio, e la adoro, la utilizzavo sempre in Inghilterra. E poi questo qui, che è un pettinino, una spazzolina, perché spesso quando vado in palestra mi dimentico il pettine, perciò questo mi sarà molto utile. E credo che questa pochettina andrò a metterla dove tengo tipo i documenti, oppure di lato alla portiera, in modo da averla sempre con me. Ecco, ecco, allora questo qui è il cosino dove andrò a mettere il beauty. Tra l'altro ho aggiunto anche un elastico, perché altrimenti me lo dimentico tutte le volte che vado in palestra, così ne ho uno di scorta. E voilà. Poi qua vabbè c'è una molletta che magari andrò a mettere anche là, e avevo anche dei cicles, questo è da buttare. Tra l'altro ragazzi, scusate se concludo il video solo questa sera, ma in realtà prima me ne ero un po' scordata e comunque preferivo caricarvi altri video. In ogni caso spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, volevo semplicemente farvi vedere la macchina perché ancora non ve l'avevo proprio fatta vedere minimamente, così avete un po' un'idea di com'è. E appunto siccome non voglio decorarla perché poi mi stufo sicuramente, e voglio tenerla appunto molto molto semplice, lasciarla così perché già così mi piace tantissimo, semplicemente vado ad aggiungere questo beauty perché sono cose utili che mi possono servire. E poi andrò a mettere un profumino, però ancora devo capire un attimino. Consigliatemi giù nei commenti secondo voi se è meglio la Yankee Candle, cioè il profumino della Yankee Candle, oppure quello tipo l'alberellino, l'Arbroma Chic si chiama mi pare, non lo so. Comunque fatemelo sapere, così poi vedrò quali prendere, ecco. Direi che questo video può concludersi qua perché io devo ancora editarlo e deve uscire domani, infatti non so come farò, non avevo un video pronto, quindi ho deciso di concludere questo per appunto non lasciarvi senza. E poi invece domenica ci vediamo con un nuovo video, quello lo sto già preparando, solo che con l'università, la palestra e così non avevo tantissimo tempo libero, ecco. E tra l'altro vedete tipo sta luce strabella, perché è una mini ring light della Feltrinelli che è super super comoda per fare i vlog, quindi ora ve la faccio vedere, vi lascerò la clip probabilmente tipo sopra me che parlo. E nulla, basta le chiacchiere, io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao.